La preghiera della colletta, la preghiera iniziale con cui abbiamo avviato la celebrazione eucaristica, è di una bellezza teologica e spirituale davvero straordinaria, dove abbiamo detto al Signore queste parole: o Dio, che nel tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia, Cristo Gesù. Cristo è l'autore della grazia. Domandiamoci se è corretto il nostro modo di pregare quando ci rivolgiamo alla Madonna. C'è una conversione di cui parlavo prima come primo aspetto della mia riflessione, che riguarda come conversione forse proprio il nostro modo di pregare, che rischia di essere poco cristiano, nel senso di essere poco rivolto a Cristo. L'autore della grazia è Cristo. Allora, anche quando noi veniamo trasportati dalla preghiera di affidamento alla Madonna, la Madonna è sempre la via, la mediatrice che conduce a Cristo. Per legge di Maria il nostro cammino di fede deve portare il cuore e la mente, e quindi anche la preghiera, al Signore. Con una domanda molto semplice vorrei lasciare questa piccola sfida: ma quando noi guardiamo anche la statua della Madonna, il nostro sguardo si posa di più su Maria o sul Bambino? Beh, le dimensioni, perché un bambino, sono invertite, perché la figura di Maria domina, il bambino è un bambino e forse sfugge anche all'occhio oltre che al cuore. Ma il verme ultimo della nostra preghiera è Cristo. Questa forse è la prima conversione che dobbiamo chiedere al Signore. Alla Madonna cosa fa maggiormente piacere a Maria che vedere dei credenti alla ricerca del cuore di Cristo? Se noi studiamo bene le proporzioni e quindi anche l'orientamento del nostro sguardo, in primo piano, anche l'iconografia cristiana, in primo piano non c'è l'uomo, c'è il bambino, c'è la persona più vicina al credente, è Cristo. Però Cristo è portato da Maria, quindi Maria è importante per noi, perché lo abbiamo detto anche nella preghiera iniziale, è per mezzo di Maria che Dio, il Padre, ha dato alla luce, Cristo, autore della grazia. Questa è una conversione importante. Non dimentichiamolo mai. Altrimenti hanno ragione i testimoni di Geova. Noi siamo idolatri di statue e di figure umane, perché Maria non è un angelo, è una creatura al di sopra di ogni creatura umana, perché singolarmente privilegiata dall'amore di Dio, ma l'autore di questa grazia, prima di tutto in Maria, è una grazia eccezionale, perché preservata dal peccato, l'autore della grazia è Cristo. Per cui abbiamo pregato successivamente: siccome l'autore della grazia è Cristo, o Padre, donaci l'abbondanza delle tue grazie. Le grazie sono tutte quelle forme di amore di Dio che ci vengono dispensate da Cristo per mezzo di Maria. Ma la grazia fondamentale è il bene spirituale fondamentale, è Cristo, lui è la grazia. Credere in lui, la fede, il dono della fede. Attenti dunque, e questo è un ulteriore aspetto della conversione del mese di maggio, attenti a non materializzare la grazia, come a dire le grazie di Dio sono le cose che posso ottenere. Quindi la tendenza e la tentazione a cosificare, a rendere la grazia, a ridurre la grazia di Dio a delle cose da chiedere. La grazia è Cristo, il bene spirituale dell'uomo è la conoscenza di Cristo, la fede in Lui. Lo dice Gesù nella grande preghiera sacerdotale del Vangelo di San Giovanni al capitolo 17. Questo, Padre, è la vita eterna, che conoscano te e il Figlio tuo che hai mandato. Questa è la grazia, la conoscenza dell'amore di Dio.
in questa grande grazia che è Cristo, la conoscenza di Lui, la fede di Lui, l'adesione a Lui, come la fede di Maria, così la fede del credente, in questo grande orizzonte della grazia di Cristo, dell'esperienza della sua vita e della sua presenza in mezzo a noi, possono accadere dei benefici di amore e di bontà che Dio dispensa secondo le necessità di ciascuno. Terzo e ultimo aspetto che vorrei affidare a me e a voi in questo inizio del mese di maggio, che è anche l'inizio di un'attività di culto in questo bel tempio recuperato dalla solidarietà di tutti i fedeli, terzo aspetto è proprio la parola grazia. Molto bella questa parola, perché non sia ridotta a una forma di materialismo, ottenere delle cose. La parola grazia significa, viene dal greco charis, significa amore gratuito, significa gratuità dell'amore di Dio. Allora quando noi diciamo Cristo, la preghiera liturgica ci ha rieducato a dire che Cristo è l'autore della grazia, non pensiamo ai miracoli, o se ai miracoli vogliamo pensare, il primo e fondamentale miracolo è essere investiti dell'amore gratuito di Dio. Dio mi ama. C'è grazia più grande di questa? Cosa serve più di questo in ogni momento della nostra vita, nella gioia come nel dolore? Sapere ed essere certi che Dio mi ama. Il suo è un amore gratuito. La grazia è la decisione che Dio ha preso di amarmi senza merito, senza merito, senza titoli, senza obblighi. Dio mi ama perché mi vuole amare, ma io non ho merito. Domine non sono dignus, Signore non sono degno di entrare, che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto la parola di Dio sarò salvato. La gratuità dell'amore di Dio, la caris, la grazia, entrare nella parola gratuito è legata alla parola grazia, cioè essere liberali, avere un cuore gratuito, senza interessi. E Dio ci ama così. Perché Dio mi ama? Aumenta forse la sua gloria? Dio è Dio, è perfezione assoluta. Che Lui mi ami o non mi ami, non cambia nulla nella sua vita. Ma ciò che cambia è la mia vita, se viene amata da Dio. E dunque il suo amore è un atto liberale, è gratuito, puramente disinteressato, quell'amore con cui riversa nella nostra vita l'abbondanza della sua misericordia. Questo è molto importante. Perché diventa una scuola di vita, educa il nostro cuore ad un amore più libero, gratuito, puro e disinteressato. Noi dobbiamo imparare dalla grazia di Dio, cioè dal modo di amare di Dio. Anche questo terzo aspetto è un aspetto di conversione importante. Non sappiamo più essere gratuiti, cioè amare nella gratuità, anche nel matrimonio. Ci sono interessi che prima o poi esplodono e producono fragilità, producono frantumazione, disgregazione. Anche nel modo di amare i figli, a volte siamo poco gratuiti. Ci sono nascosti sempre degli interessi, delle forme egoistiche di possesso, di protezionismo, di morbosità, quasi di dominio senza volerlo. L'amore gratuito è difficile, amare nel puro disinteresse, amare per amore nella maniera assoluta soltanto Dio lo sa fare, perché è perfezione. Ma noi dobbiamo imparare a liberare il nostro modo di amare da ogni forma di interesse, di guadagno, di ogni genere, non per forza materiale, anche un guadagno psicologico, una forma di gratificazione, di compensazione continua di cui abbiamo bisogno, per cui nell'amare l'altro alla fine scopro che sto amando me stesso, e quello non è più amore e diventa egoismo. E quindi la gratuità, la grazia è davvero un amore gratuito, difficile per noi. Dio è perfezione e ci sa amare e lo dimostra in tutta la sua bellezza, la gratuità del suo amore sulla croce. Ciò che Gesù vive sulla croce è segno di un amore grande di Dio, che non è un amore per se stesso, perché in quanto a se stesso Dio ci perde, sacrifica la vita del figlio, sacrifica la vita del figlio,
Quindi in quell'amore troviamo il perdersi di Dio, dire la sconfitta di Dio, ma che Dio decide di se stesso, lasciarsi sconfiggere dalla croce per amore, più gratuito e più libero da ogni interesse di così, non poteva essere l'amore di Dio. E questo schema dell'agire di Dio, questo modello dell'agire di Dio, deve essere però molto importante, perché ci dice che questo è il modo migliore per realizzare se stessi. È chiaro che la tentazione del demonio, del peccato, che porta sempre alla bramosia del possedere di più, del possedere qualcosa, delle cose concrete, delle cose materiali, ci porta a pensare che l'amore deve essere sempre un guadagno. Devo stare meglio, devo sentirmi meglio. Ma così non è, perché questo forma dei perfetti egoisti, e l'egoismo non è altro che separazione l'uno dall'altro, esasperazione del proprio io. E questo nostro stare insieme non è più un stare insieme solitario, ma è una corsata di egoisti che generano un inferno, perché l'inferno è la corsata degli egoisti, e quindi è il rifiuto di Dio e degli altri. Questo è l'egoismo, ma questo è l'inferno, che non comincia poi, comincia anche prima, nella misura in cui ci lasciamo proprio prendere, imprigionare da questa voce, la grazia, la gratuità. È una conversione anche questa molto faticosa, perché anche nell'atto di amore che a noi sembra più genuino e più benevolo, può sempre nascondersi un bisogno di possesso, di egoismo, di interesse. Quindi purificare questo è molto difficile, però cominciare a ridurre ogni forma di accaparramento, no? Di chiusura, di egoismo, è già un passo di crescita, un passo in avanti, un segno di un cuore che, come quello di Maria, si lascia davvero purificare da tutto quello che parla di tornaconto e di gratificazione, questo prendere per sé. La grazia, Cristo è l'autore della grazia, cioè è colui che dimostra e dona a ciascuno di noi la gratuità dell'amore di Dio. Ma è proprio quello che più spesso noi trascuriamo. Quanto bisogna pagare per andare a messa? Niente, eppure non ci andiamo. La gratuità dell'amore non fa successo. Non fa successo. La gratuità della benevolenza di Dio non attiva, non ci dice nulla. Ci lascia indifferenti. Ecco l'amore di Dio come viene tradito, trascurato. E come viene sciupato il senso di un amore gratuito che viene dalla croce di Gesù. La Madonna ha colto e ha vissuto in pieno la gratuità di questo amore. Immaginiamo se Maria, nel suo modo di amare sulla terra, ha mai potuto peccare di egoismo. Il cuore puro in cui Dio l'ha collocata sin dal primo attimo del suo concepimento l'ha resa totalmente libera e vivente, questo, da un'ombra minima di egoismo e di possesso. La gratuità dell'amore di Maria non ha fatto altro che sviluppare la misericordia di Dio. E allora la grazia di Dio al Signore attraverso la Madonna è proprio questo dono, il dono di un cuore puro, di un cuore capace di amare, perché questa è la crisi della società e anche delle famiglie oggi, è la crisi dell'amore, la crisi della gratuità, la crisi di quella liberalità del cuore capace interesse. Signore, ci concede di iniziare questo mese di maggio con questi impegni che sono il grande vantaggio spirituale di questo cammino. E ciò che più conta, e ciò che più conta è esattamente ciò che più serve alla nostra vita, perché possa brillare di quella luce spirituale che la renda davvero luminosa della grazia di Dio. Su questo della nostra stessa.
migliorati con il Signore la nostra, perché la sapete, continuando nella terra in processione di via, diciamo insieme, ascoltaci e Signore. Salvatore, deve fare il possesso dell'eredità.